lights on. E bello a tutti mozzarelloni, io sono Cipo e oggi siamo qua nel terzo video tutorial su Scratch. In questo video tutorial vi insegnerò a fare un quiz appunto su Scratch. Allora, per prima cosa andiamo appunto su Scratch e scegliamo il nostro stage, ovvero il nostro sfondo. Quindi appunto andiamo in basso a sinistra e scegliamo un'opzione, ecco. Io farei scegliere uno sfondo dalla libreria perché a disegnarlo faccio schifo. Allora, scegliamo uno sfondo adatto per un quiz. Facciamo tipo una chalkboard, sarà tipo un'aula, non lo so. Ok, scegliamo chalkboard. Allora, il gatto direi di eliminarlo. Scegliamo un altro sprite. Ok, direi che Girl Chu va bene come professoressa, quindi selezioniamola, facciamo ok. Ok, a questo punto dobbiamo immettere i nostri script. Allora, facciamo situazione, facciamo quando si clicca sulla bandierina, andiamo su aspetto e successivamente mostrati. Ok, a questo punto siamo pronti a mettere gli altri script per che deve dire la prof. Quindi di nuovo su aspetto facciamo dire hello per 2 secondi, però al posto di hello mettiamo per esempio buongiorno col punto esclamativo, magari sì, per 2 secondi va bene. E poi se vogliamo rendere la cosa più carina facciamo su sensori, chiedi what's your name, magari in italiano come ti chiami, e noi appunto attendi. Allora facciamo dire piacere di conoscerti, però qua ho sbagliato a scrivere piacere di conoscerti, però dobbiamo fare su operatori unione di la mettiamo qua in mezzo, unione di piacere di conoscerti spazio e sensori risposta. Per esempio, quindi se clicchiamo sulla bandierina buongiorno, come ti chiami, io metterò Gian Giovanni. Piacere di conoscerti, Gian Giovanni. Ricordati di mettere lo spazio, sennò verrà tutto attaccato. Ok, a questo punto possiamo partire con il vero e proprio quiz. Per prima cosa appunto dobbiamo creare una variabile e la chiamiamo punteggio. Facciamo ok. Quindi andiamo su sensori, chiedi qual è la capitale, qual è la capitale italiana per esempio. Quindi andiamo su controllo, se spazietta allora, altrimenti mettiamo se operatori uguale, quindi se risposta è uguale a Roma, allora aspetto dire giusto e variabili cambia punteggio di 1 o quanto vogliamo, altrimenti sempre aspetto dire sbagliato, variabili cambia punteggio di 0. Così se la risposta è Roma, cioè la risposta giusta, il punteggio sarà più 1, altrimenti se appunto sarà sbagliato il punteggio appunto non cambierà. Ok, proviamolo, facciamo una bandierina, buongiorno, come ti chiami, vabbè, Gian Roffa per esempio, piacere di conoscerti Gian Roffa, qual è la capitale italiana, noi per esempio se mettiamo Roma, appunto giusto, e il punteggio sarà variato di 1. Poi ovviamente possiamo fare mille altri quiz oltre a questi, sempre dello stesso tipo, cioè facciamo duplica qua, basta solo cambiare, tipo questa volta mettiamo che moneta c'è in Europa, appunto se risposta è uguale a euro, allora dire giusto, blablabla. Quindi riproviamo, buongiorno, mettiamo Parruffo, adesso non badate i nomi, li sto mettendo a caso, qual è la capitale italiana, Roma, qua per esempio mettiamo lira, ci dirà sbagliato e appunto il punteggio non varierà. Ah, scusate, mi stavo dimenticando di una cosa. A inizio script dobbiamo mettere porta punteggio a 0. Quindi lo mettiamo per esempio qua. Quindi adesso se clicchiamo la bandierina ci dà buongiorno, come ti chiami, Gian Ruffa. Piacere di conoscerti Gian Ruffa. Roma. Giusto. Commettiamo dollaro. Sbagliato.
e appunto il punteggio sarà solo di 1. In conclusione, per far dire alla professoressa che punteggio abbiamo totalizzato, quindi per far dire alla professoressa il nostro punteggio andiamo su aspetto, dire, operatori, unione di hai totalizzato e unione di qua mettiamo variabili punteggio e qua mettiamo punti con lo spazio all'inizio e anche qua lo spazio ce lo dobbiamo mettere. Quindi se clicchiamo la bandierina, per esempio buongiorno Gian Roffa, qual è la capitale italiana? Roma. Mettiamo per esempio lira, appunto sbagliato, hai totalizzato un punti. Ok ragazzi, questo era il nostro semplicissimo quiz, ovviamente voi potete completarlo e anche mettendoci più cose molto carine. E che dire ragazzi, questo tutorial finisce qua, io vi invito a lasciare un bel pollicione in su, a commentare, a iscrivervi e bye bye.